Cari amici, mi prenderò 10 minuti, che saranno 10 minuti di sole per voi, ma anche 10 minuti di gioia per me, per tutti quanti noi e forse anche particolarmente per la città. Mi aiutano molto le parole che ha detto Germano D'Aurelio, un Duccio, i bravissimi sindaci, Gianni Melilla, Dogali e Camillo D'Angelo, però mi aiuto davvero con un passaggio del saluto di un Duccio quando dice che non ha potuto dire di no. E a volte ci si pone davanti a questa domanda: perché dire di sì? Perché non dire di no ad una chiamata, ad una convocazione, ad un impegno, anche quando le cose si fanno dure, impegnative, a tratti anche dolorose? Duccio non poteva dire di no perché è diventato qualcosa di più di un patrimonio individuale. Lui oggi fa parte del patrimonio collettivo di una città, di un sistema civile, culturale, di una riflessione, di un'opinione. E allora, quando è così, si acconsente alla domanda del patrimonio collettivo di cui si è parte importante. Noi abbiamo voluto fare questa riflessione, questa domenica qui, questa grande stretta di mano, davanti ad un edificio che non è il patrimonio di chi lo ha voluto, di chi lo ha reso oggetto di progettazione, oggetto di copertura finanziaria, oggetto di procedura, oggetto di cantiere. Questo edificio che si chiama il Circolo Aternino, quello che voi avete alle vostre spalle, è uno straordinario elemento del patrimonio culturale di questa città, ma dico di più aiutandomi con le parole di Zagrebeschi: è un elemento fondamentale del patrimonio identitario di questa città, della sua storia, perché all'interno di questo edificio che voi avete alle vostre spalle, esattamente 90 anni fa e 4 mesi fa, nel 1923, esattamente noi lo potremmo riportare all'indietro come se fosse oggi, perché assomiglia ad una giornata del genere, quella lì di 90 anni fa, quando il capo del governo venne qui, alla presenza delle figure più illuminate della città e della regione, e tratteggiò l'agenda del cammino delle legioni di Abruzzo e del Molise. Vedete, io non credo che quando si consuma risorsa finanziaria pubblica, il potere pubblico, poi un bene che sta lì in attesa che venga dato all'esercizio, deve essere ancora mantenuto nel frigorifero solo perché altri hanno avuto l'accortezza, la determinazione per riportarlo in vita. Noi non abbiamo fatto un'operazione illuminista, non lo abbiamo preteso noi contro qualcuno, ce lo disse la città, ce lo disse questa parte di città, ma tutta la città, che il Circolo Aternino non poteva essere più un cumulo di mattoni pieni di polvere e di abbandono. Questo era quando siamo arrivati noi. C'era un consiglio d'amministrazione, c'era un gruppo di premurosi che avrebbe voluto farlo rinascere, ci spiegarono i commercianti di questa zona, i pochi rimasti a vivere in questa zona, che ci avrebbero tenuto ad assistere alla nuova vita del Circolo Aternino. Vi ricordate che facemmo noi un referendum all'interno della cattedrale, non parlando di due parole, due progetti, un progetto di recupero esattamente com'era ed un progetto di totale reinterpretazione modernista. La città, la comunità ci disse con un referendum partecipativo: noi vogliamo il ripristino di ciò che c'era, sta lì, che non può essere dato all'uso, all'esercizio. Perché? Perché non si può fare l'augurio a questa struttura? Inaugurare significa fare augurio, augurio di lunga vita, significa legare sul piano della dorsale della legittimazione il denaro speso all'utilità. Vedete, su questo mi permetto di fare una riflessione che si allarga. Beni che fanno parte del patrimonio collettivo devono determinare luce, vitalità. La nostra esperienza amministrativa a Pescara è un'esperienza di riferimento che ha fatto in modo che tanta gente ci si riconoscesse, che ha resistito anche agli attacchi del dolore. Vedete, io davvero vi ringrazio. Vi ringrazio oggi qui, tutte le volte che in questi 50 mesi vi ho visti,
Vi ho visti con gli occhi, con le strette di mano, con l'affetto, con la vicinanza, con un consenso resistente. Vedete quel modo di dire che c'è fino a prova contraria, poi però se arriva una prova, un elemento, una situazione che può rompere un rapporto di fiducia, io la ritiro la fiducia. Io ho avuto la disponibilità di una fiducia resiliente, resistente. E io non credo, perché mia madre mi ha fatto tondeggiante dal punto di vista del viso, e non credo che sia la pettinatura, credo che sia stato quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo declinato con le decisioni, la partecipazione che abbiamo coltivato, questa grande voglia di fare che abbiamo espresso in questa città, perché la merita questa città, come la merita la provincia di Pescara, che deve andare oltre la bellezza e l'estetica, deve avere una classe dirigente che le questioni le affronta, le risolve. Non è possibile, cari amici, che noi abbiamo lividi di quella natura che caratterizzano l'economia di questa struttura territoriale. Il porto di Pescara esige, richiede con il lamento un'azione forte, adeguata, una grande assunzione di responsabilità. Io voglio ringraziare i due rappresentativi pescatori che sono qui, Grosso e Verzulli, che stanno riempiendo il vuoto delle istituzioni. Sono loro che stanno riempiendo il vuoto dell'attività istituzionale, troppe volte animata da un non mi compete. E che significa un'istituzione che sa dire non mi compete? E poi ci meravigliamo che si rompe il rapporto di legittimazione. E poi ci meravigliamo che da qualche parte in Italia girano e si vedono i forconi. Io una cosa ho capito, non solo rileggendo quello che è stato detto qui 90 anni fa, quello che nelle stagioni migliori questa città e questa regione ci hanno lasciato come testimonianza: il potere è legittimo quando realizza, sa ascoltare e realizza. E su questa capacità di combinazione che noi dobbiamo essere preferiti, non perché denunciamo, non perché eleviamo il nemico, noi non dobbiamo organizzare l'odio, noi dobbiamo organizzare la realizzazione, noi dobbiamo organizzare le idee, noi dobbiamo organizzare il miglioramento. Vedete, cari amici, questa città ha un grande ruolo da svolgere, però questa città non può essere isolata, si deve mettere in connessione, deve occuparsi di ciò che serve anche all'Aquila adesso. Il cantiere dell'Aquila, che tarda a partire nelle grandezze che merita, sarà un cantiere che aiuterà tutta l'economia regionale. Mi sarebbe piaciuto fare il sindaco di Pescara il 7 aprile del 2009. Avrei voluto mandare 50 geometri di Pescara a dare una mano, innocentemente, ma vogliosamente, al comune dell'Aquila, sapendo che di lì passa un pezzo importante della rinascita dell'economia abruzzese. Ci sono 2 miliardi di euro veri lì, capaci di generare cantieristica, e nella cantieristica pubblica e privata 2 miliardi si moltiplicano per 9. Questa regione, caro Gianni, e lo dico anche agli altri presenti che avranno premura di coltivazione di una crescita regionale, questa regione non va bene, non va bene se continuano ad esserci 75.000 iscritti nelle prime liste di collocazione tra coloro i quali non hanno il lavoro e non lo hanno mai saggiato e incontrato. Noi dobbiamo rompere questo meccanismo perverso di quelli che non ce la fanno ad accedere, e il potere pubblico è il primo oggetto e soggetto che deve scatenarsi per fare in modo che si inverta la rotta. Vedete, a Pescara noi in quei 2000 giorni ci siamo dati da fare il lungo e il largo, pensando alle opere identitarie, pensando alle opere di modernizzazione, pensando alle opere che potessero garantire facilità e comodità di vita. Ma la più grande delle soddisfazioni è quando abbiamo potuto salutare 375 associazioni che mettevano insieme le persone di buona volontà.
cioè quelle persone che un pezzo del tempo lo regalano agli altri. Io non ho risentimento nei confronti di nessuno, davvero, ve lo dico, credetemi. Cerco di convincere anche mia madre che non c'è ragione di coltivare il risentimento, anche quando la vita riserva dolore, però ce l'ho con uno stile di vita, la mia avversione, avverso coloro i quali non donano un pezzo del proprio tempo per la vita collettiva. Non va bene che una città come questa, ma non solo in questa città che tanto mi ha dato, ci siano persone profondamente sole. Un grande sindaco di Roma, Nathan, diceva che un comune funziona, una città c'è, se nessuno è solo. In questa città troppe persone sono sole. E non è il campo di prevalente premura, consentitemi, anche competenza della mia esperienza. Io voglio apprendere su questo fronte, perché noi dobbiamo costruire una regione nella quale tutti possono vivere realizzando il proprio progetto di vita, ma lo faremo ascoltando chi sa, chi ha già fatto, chi ha esperienza, chi ha passione. Il Circolo Aternino voleva essere questo in questa parte di città, non solo una città viva di notte o di sera, ma una città viva nell'arco di tutta la giornata, una città che lavora, una città che opera economicamente, una città che si riposa, che coltiva la dimensione culturale, una città che determina un processo solidale, una città che consente accoglienza. Con questo spirito pensammo di occuparcene anche di altri luoghi simbolici, il Teatro Michetti, l'Aurum, quando siamo arrivati noi, era ancora l'oggetto di un dibattito infinito. Che fare, che farne, chi farà ciò che si deve fare, quale società meritevoli di progettazione. Noi abbiamo detto stop a questo modo di fare che organizza le calende lunghissime. Noi dobbiamo fare in modo che, se una questione vale per la comunità, diventi subito un cantiere nel quale le tute degli operai si sporcano di cemento. Quante volte le parole, le carte e non si vedono le luci di un cantiere che produca e trasformi. Su questo noi vogliamo essere preferiti come quelli che le trasformazioni le realizzano, i bisogni li individuano, la partecipazione la facilitano, perché noi crediamo al fatto, come dice Prodi, che la Repubblica di San Marino è davvero una grande Repubblica, poiché lì ognuno fa qualcosa per la vita degli altri, addirittura ognuno dà un pezzo di tempo per la responsabilità pubblica. Noi vorremmo che l'Abruzzo diventi così, una grande circolarità, una ruota che gira e che riguarda tutti, e dove ognuno segnala l'idea, il bisogno, il progetto, l'ambizione, la speranza, e poi c'è questo formidabile strumento che è il potere pubblico, che diventa legittimo quando assume impegni e li mantiene. Guardate, non mi sentirete mai dire che io non chiedo il potere. Io ho una grande idea del potere. Ho un'idea che non è quella delle altezze dell'attuale straordinario Papa, ma è un'idea che concepisce il potere come la più grande risorsa delle persone. Più del fisco vale il potere. E il potere adesso, se usato fino in fondo, riattiva l'economia. È mancato l'uso del potere al porto. Un commissario straordinario che non usa il potere, il direttore generale del ministero che non usa il potere, è uno scansamento progressivo. E come si fa poi a pretendere che la gente dica di sì, favorisca il consenso, ci creda, investa? Quel grande amico di Obama che è Krugman dice: ma come farà l'Italia e l'Europa se i cittadini non consumano? Perché ne hanno sempre di meno da consumare, le imprese non investono, i poteri non determinano realizzazioni. E come accade la ripresa dell'economia? Noi abbiamo un compito, cari amici: ristabilire la fiducia, dare un calcio alla paura. Io ce l'ho contro la signoria della paura che organizza la pigrizia e non fa accadere nulla. In questa città, in 2000 giorni,
Io ho avuto la gioia ogni volta che ho passeggiato in lungo e in largo. Le donne, prevalentemente le donne, i bambini, le mamme, le zie, le nonne che ci dicevano andate avanti. Mai è venuta meno quell'attenzione. E noi abbiamo una grande domanda di responsabilità da quell'attenzione. Allora, ai sindaci, che cos'è che dico? Noi dobbiamo fare in modo che l'Abruzzo sia una regione dentro di sé unita, ma capace di pungolare i poteri centrali. Dobbiamo rendere questa regione la regione della facilità e della comodità, una regione nella quale accade la vita dell'impresa facilmente. La nascita di un'impresa, Gianni, deve essere facile. La sua evoluzione, il suo irrobustimento non deve trovare nemici nei luoghi di servizio pubblico, ma alleati, alleati. L'Ottocento e il Novecento sono stati due secoli nei quali c'era la divisione netta tra impresa e lavoro. Adesso non è più tempo, una grande alleanza, impresa e lavoro, per fare in modo che ci sia la risposta alla domanda di applicazione della forza lavoro e fare in modo che l'Italia, l'Abruzzo assomiglino di più alla Turchia crescente, alla Germania, al Texas, dove ciò che deve essere fatto viene fatto. Noi abbiamo il bisogno di fare in modo che in questa regione ci sia il diritto alla bellezza. Ieri una giornalista mi ha chiesto: ma lei come la vede questa manifestazione? Una grande rivendicazione di qualità della vita, di qualità dello sviluppo e di diritto alla bellezza. Nella veduta di un bambino, di un cittadino, ci deve essere il bello, l'esteticamente resistente, bello. Non può essere che l'iniziativa di qualcuno rovini la bellezza dataci dal Signore. Vedete, dopo che finisce questa bella manifestazione, fra qualche minuto prenderò i miei figli e li porterò con me a Casoli a pranzo da un mio amico. Ogni tanto il più piccolo mi chiede, lui mi sente parlare spesso, qualche volta da me, qualche volta dai miei amici, di regione, e lui non riesce a capire che cos'è la regione. Capisce il comune perché ne vede l'edificio, capisce la chiesa perché ne vede l'edificio. Della regione, diciamo così, non se ne percepisce con facilità l'esistenza, ma per i bambini questo è ammesso. Ora io provo a dirgli, ma provo a dire anche a voi, che la regione deve essere un rapporto riuscito tra il potere dell'ente regione e la comunità della regione, quella dei luoghi, dei territori, delle persone, dei municipi, delle montagne, dei fiumi. Noi dobbiamo fare in modo che la regione Abruzzo venga ricordata, ritrovata, ritrovata come una storia straordinaria di emozioni, di sentimenti. Questo circolo, il cenacolo di Francavilla, l'esperienza di D'Annunzio, ma tutto quello che è accaduto come opera pensata, come scrittura, come elaborazione intellettuale delle quattro province, dei tanti luoghi anche della storia, tutto quello noi lo dobbiamo ritrovare, lo dobbiamo elaborare e lo dobbiamo rilanciare in maniera tale che ci sostenga quando il gioco si fa difficile, quando la battaglia con Bruxelles e con Roma si fa difficile. E voi provate a pensare, il Signore ci ha donato un fiume. E il fiume di questa regione, ce n'è uno di fiumi di questa regione, più degli altri uno, che ha legato le differenze di questa regione, la Terno Pescara. Non può essere un fiume oggetto di abbandono e di distrazione, non può essere la scaturigine dei problemi solo dei problemi del porto, deve essere il luogo anche di un ripristino di civiltà. La visione di D'Annunzio era la visione di una città fluviale, Gianni, più che di una città di mare, e noi lungo quel fiume dobbiamo riscrivere la storia futura di questa città. Lungo quella bellissima realtà della Valle Subequana c'è scritta la punta più alta della riflessione democratica abruzzese. Un grande abruzzese di Castel di Ieri, Panfilo Gentile, ha concepito i limiti della democrazia guardando i corsi affluenti al fiume a Terno Pescara. Noi dobbiamo lì andare a nutrirci e fare in modo che l'Abruzzo sia la terra che ha ritrovato il valore di quelle emozioni, di battaglie fondamentali che hanno detto no, tipo la sangrochimica,
di battaglie formidabili riuscite tipo il prosciugamento del Fucino, di battaglie straordinarie di solidarietà tipo l'accoglienza degli ascolani ai capifamiglia dell'Aquila nel terremoto del 1703, per cui vedete come nella storia è scritta anche una pagina chiara di futuro che ci viene incontro. Le Marche di Ascoli che accolgono l'Aquila martoriata già nel 1703. E ancora, tutto quello che è accaduto attorno a Sulmona col movimento Yam Mo. O ancora, quello che è accaduto ad Avezzano con il terremoto del 1915. O a Pescara nelle intuizioni di Giustino De Cecco, che nessuno sa più chi è stato. Un formidabile operatore delle decisioni pubbliche, uno che concepì Pescara alleata dell'Abruzzo, non contro l'Abruzzo, che non fa gli scioperi perché magari si può andare oltre l'ente provincia e si può andare oltre l'economia dei caffè degli impiegati, quando a portata di mano c'è una grande partita di sviluppo. Per me vale di più la terza corsia dell'asse attrezzato, che il mantenimento in vita del segretario generale della provincia di Pescara. Vale di più un nuovo casello autostradale, un porto funzionante, l'allungamento delle due circonvallazioni, l'aeroporto specializzato, un aeroporto che ci colleghi con il mondo, facendo in modo che le imprese abruzzesi non debbano organizzarsi le canne di bambù per andare nel mondo, ma ci possano andare dall'aeroporto di Pescara. E non può accadere tutto secondo natura, c'è bisogno anche di una direzione, di un progetto. Di questo noi ci vogliamo occupare. Non farò mai una denuncia, vi assicuro, mi farò carico sempre di scrutare le questioni, chiederò aiuto a tutti, promuoveremo una grande alleanza di persone di buona volontà, di città, di municipi, di imprese, di associazioni, facendo in modo che all'Abruzzo ci riguardi una grande stagione di successo, dove per successo non è quello della televisione, ma di fatti che accadono, di fatti che accadono. Sono anni che noi sentiamo parlare di fondi europei, dei fondi FAS. Si sono riunite le stanze della regione per la parte che c'è qui a Piazza Unione. Ma dopo un anno di riunioni può accadere che si generi un fatto che trasformi i suoli, che aumenti comodità della vita delle persone? Questa è la sfida che noi vogliamo raccogliere, questa, solo questa. Amici, e concludo, il 12 di maggio ci troviamo all'Aurum per riannodare i fili di questi luoghi carichi di senso. E poi il 16 di giugno, con tre grandi sindaci dell'Italia e con una grande figura del panorama politico europeo, vi dico i nomi dei sindaci dell'Italia e poi quello del nome del panorama politico è sottoposto ai fatti di questi giorni. Se non viene eletto Presidente della Repubblica sarà con noi, altrimenti lo andremo a trovare. Il 16 di giugno al Ponte del Mare ci sarà con noi il sindaco di Venezia, il sindaco di Spalato e il sindaco di Bari. Questi tre sindaci hanno con noi un rapporto di affettuosità tipo quello che voi avete sentito comunicare dal sindaco di Ortona, dal sindaco di Francavilla, dal sindaco di Montesilvano e dal sindaco di Città Sant'Angelo. Con loro noi vogliamo organizzare un pensiero Abruzzo mondo, Abruzzo Europa. Vogliamo costruire una nuova stagione anche sull'acqua. L'acqua della nostra città ci interessa, l'acqua del mare, l'economia del mare, gli avvicinamenti che possono essere favoriti dal mare. Io mi auguro che dal porto di Pescara presto ripartano imbarcazioni per le persone, per le merci, meno per le merci, di più per le persone, alla volta di Spalato ma anche di altri porti europei. Così come mi auguro di poter contribuire affinché il porto di Ortona diventi l'eccellenza portuale di questa regione. Questa è la visione che io vi sottoporrò, su questo io darò una mano a coloro i quali hanno la nostra stessa idea di sviluppo, di crescita e di prosperità. Buona domenica, auguri a tutti. Thank you.